Ciao. Buonasera. Buonasera. Salve, signor Esposito, come va? Dottor, c'ho i molari a pezzi. Signor Esposito, non si preoccupi, la vita è così, una volta è bianco, una volta è nero, ma tutto passa. Dottor, no immorale, immolare! Immolare! Accomodate, che diamo un'occhiata. Immorale. Ma dove mi sono guardato? Sedete, mi accomodate. Mamma mia, non lo faccio, via. Mamma mia, che fatica. Siete venuti a piedi? Sono venuto a piedi, sto fumando. Ma lo sapete che è successo qua? Che è successo? Ci stava una signorina, avete presente, con quei pantaloni bassi, abita bassa bassa, no? E c'aveva quelle bandine fini fini, come si chiamano? Quelle fine, il perizoma. Allora io stavo lì, una bella ragazza, la guardavo. Quando questa si gira e dice, lei è un porco! E dico, ma come, tu stai con quella fuori? È un porco sono io, cioè, ma io ci posso credere come vanno le cose qui? Non si capisce niente più. Siete il solito. Ma quali soldi? Che quella che ti rimane buttati lì fuori, la guardavano! Ma cos'è fatto? Facciamo questa visita. Allora. Fatemi male, dottore! Non mi preoccupate. Ti raccomando! Prendi la bocca. Ah, no. Ma che avete paura? No, non mi fate male. Apri la bocca, statevi qui. La lingua? Sì, non c'è, non c'è. Ti do la volentia a me. Signore Scuovi, dovete sapere. Sai, non ho paura. Aprite. State rovinato proprio. Ma dobbiamo fare tutto da capo. Ma bisogna fare la dentiera, sopra e sotto. Sai, non vedi proprio niente. Non ho capito che avete detto. Ci vuole una dentiera. Una dentiera? E quanto costa una dentiera? 10.000 euro. 10.000 euro? Ma 10.000 euro sono troppi soldi. Però possiamo fare una cosa. Ti posso fare uno sconto, 8.000 euro, però senza fattura. Lei non dice niente a nessuno e siamo tutti... Ehi, dottor, 8.000, 10.000 sono troppi soldi! Sì, ma deve pensare che fra un mese, se non fa la dentiera, lei non può mangiare più. Dottor, io se ho 10.000 euro a voi, inizio a fare il digiuno da stasera! Ehi,